Una domenica bestiale, una domenica con te. Che emozioni, ultima di campionato, incredibile. Una domenica bestiale! Benvenuti in questo mio nuovo video, bentornati sul canale! Incredibile domenica di Serie A! L'ultima giornata ci ha regalato forti emozioni, sorprese! Juventus che vince contro il Bologna, poker bianco-nero, Chiesa, Rabiot e doppietta di Morata! Juve che doveva attendere anche il risultato dagli altri campi. Si giocava la Champions, la qualificazione alla prossima Champions League. E cos'è successo? Atalanta che perde in casa contro il Milan 0-2 e poi Napoli-Verona 1-1 finale, Napoli che era in vantaggio, Verona che pareggia la partita, Juventus di conseguenza qualificata in Champions. Incredibile, incredibile. Comunque non puoi aspettare l'ultima giornata di campionato per qualificarti in Coppa. Hai portato a casa due trofei, ma è stata una stagione comunque sia negativa. La Juventus non può soffrire fino all'ultimo in questo modo. Non esiste. Juventus che deve dire grazie. Comunque, parlando della partita, apre le marcature Chiesa dopo soli 6 minuti. Gran bella azione di Kulusevski, tiro di Rabiot, traversa, tappi vincente di Chiesa. Juventus aggressiva su tutti i palloni, ottimo primo tempo. Praticamente i bianconeri chiudono la gara già nel primo tempo, avanti di tre reti. Alla mezz'ora grande azione di Dybala che fa ciò che vuole dentro all'area di rigore, dribbling, va sul fondo, tocco sotto a scavalcare il portiere, gol di testa di Morata. Per me la palla sarebbe comunque entrata, grande azione di Paulo Dybala, ma gol di Alvaro 0-2. E poi allo scadere del primo tempo, terzo gol firmato Rabiot. Anche qui grande assist di Kulusevski, bellissimo gol di Rabiot. Un Rabiot che è andato mano a mano crescendo in questo finale di stagione. Comunque rimane una stagione deludente. Bologna 0, Juventus 3. Alla fine del primo tempo, Juventus che gioca in totale relax nella ripresa, comanda il gioco. Una Juventus comunque in allarme nel secondo tempo, visti gli altri risultati. Il Napoli fino all'ultimo poteva vincere, il Milan fino a un certo punto della partita era in bilico, ma poi arriva il quarto gol, ancora una volta Morata. Rinvio di Szczęsny, fa tutto al varone, prende palla, se la porta avanti, entra in area di rigore, diagonale, gran bel gol. La Juventus nel finale amministra un po' il gioco e arriva il gol al minuto 86 di Orsolini. L'ex di turno, gran bella azione quella del Bologna, assist di Palacio, Orsolini che fa il gol della bandiera. 1-4 Juventus. Juventus che perlomeno conclude quest'annata in modo dignitoso, una bella goleada, un bel poker, comunque una stagione da rivedere, ci sarà molto da lavorare, si dovranno sistemare un bel po' di cose, a partire dal mercato, sarà un mercato tutto da seguire. La Juventus dovrà stare molto attenta e fare un mercato di livello. Come ho già detto negli ultimi miei video, secondo me ci sarà una mini rivoluzione dall'allenatore ai giocatori, alla dirigenza. Nessuno è esente da colpe, può accadere di tutto. Questa è la mia sensazione. Complimenti all'Inter che vince questo scudetto, complimenti anche al Milan che ha fatto un'ottima stagione, Milan che chiude in bellezza con un secondo posto
meritato, 79 punti. Atalanta che arriva terza, Juventus che chiude il campionato a 78 punti, Juventus quarta appunto per differenza reti e scontri diretti a sfavore. Per la squadra bianconera è stata una stagione da dimenticare, ci saranno un bel po' di problemi da risolvere, non puoi ritrovarti all'ultima giornata di campionato e non sapere ancora se farai o meno la Champions League. Per quest'oggi è tutto, se vi è piaciuto il video pollice in su, se volete supportare questo canale basta un click qui in basso su iscriviti, condividete il video nelle vostre pagine social, nel mio info box tutte le mie pagine, Twitter, Instagram e Telegram. Attivate la campanella per non perdere i prossimi video e le prossime mie live. Ditemi la vostra su quest'ultima giornata di campionato incredibile da ricordare. Un abbraccione e al prossimo video. Bless.